sono Clara e sarò con voi circa 50 minuti, vi staremo prima alla loggia, che è questo edificio con le stanze, e poi l'edificio principale con il posto posso cercarmi. Allora, innanzitutto una piccola introduzione storica sulla villa. Allora, la villa si trova su questo posto di Arrigo, promontorio tra due golfi, il golfo di Tenere e il golfo di Gala, in cui sono loro. Allora, la villa apparteneva ad un, era un monastero principale nell'Ottocento. Infatti, non so se avete già visto il giardino, sotto c'è ancora la mia la facciata con il campanile. La villa è stata innanzitutto acquistata dai cardinali Durini, questo cardinale milanese, nel 1893. E è proprio il cardinale che inizia a costruire quello che noi diciamo le fondamenta della villa. Costruisce un barco innanzitutto la loggia, che si chiama Loggia delle Reliquie, con due stanze che sono la biblioteca che c'è ancora oggi e la stanza della musica, che è questa di qua, che però oggi non è esistente, c'è invece la stanza del cartografo oggi. E poi appunto crea un edificio principale che si sviluppa verso il lago con 5 piani.